ci vengono ad osservare anche dall'alto, con l'elicottero vengono a spiare, mentre i nostri ragazzi si stanno allenando. Sì, qualche spia mandata dagli avversari del mister. No, ho qualche amico? Sicuramente è lui che è venuto a guardare dall'alto. Mo rifà un altro giro pure. Innamorato del calcio, capito? Esatto. Allora, partitelle in famiglia degli allievi, quasi a conclusione del pomeriggio di allenamenti. Gira, personalità. Si sono divisi in due gruppi. Un gruppo indossa la casacca bianca e l'altra con la classica divisa giallo-blu. La falla passare la palla e la controlla. Qua abbiamo Karan in possesso di palla. Ha rimesso a mister. Qua abbiamo Perrucci, Nicola, là in ponto c'è Teddy. Lele rimette un pallone, respinge Alessio, prende Cristian il pallone. Bravo, Medè! Una barriera proprio Alessio. È vero? Una saracinesca. Fa paura adesso. Oh. Adesso Michele con la classica maglia viola, forse è il periodo della Quaresima, no? Poi è prima di Pasqua, no, di Natale. Non mi ricordo il cognome di Larné. Ah, Larné, io mi provo con Costantino, ma ancora è Larné. Ecco, Gabriele, a Riccardo, rete, ha segnato. Ecco Michele del Qatar. Meglio per Russia, appoggi, meglio! Qua abbiamo il mister che osserva e scruta e richiama ad ogni errore. Ferma il gioco. Bravo Costanti! Taglia! Buona. Perro prima. Manca meno di 2 settimane all'esordio di campionato. I ragazzi si trovano in uno stato di forma, che dire, eccellente. Ovviamente l'impatto dell'esordio sarà sempre una cosa traumatica in quanto è la prima gara, ma penso che i ragazzi sono vaccinati. Prendiamo una palla.